Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Hogwarts Legacy. Dunque, mi sono spostato praticamente verso sud, verso la nostra missione principale, anche se mi sono ricordato che qua c'è una missione secondaria da fare. Nel mentre ho risolto una prova di Merlino qui, nulla di complicato. Vediamo un po', parla con Altea Twiddle. Davvero intrigante. Che cosa? Che cosa? Quanto adoro i rompicapi. Mi scusi, signora, ha detto qualcosa? Sì, indubbiamente. Stavo di nuovo parlando da sola. Da quando mio marito non c'è più, mi ritrovo spesso a conversare con me stessa. Madame Altea Twiddle, piacere di conoscerti. Piacere di conoscerla, Madame Twiddle. Sai, c'è una cosa che potrebbe interessarti. Voi giovani amate questo genere di cose. Mio marito era solito arrovellarsi sulla misteriosa statua sul limitare del borgo. Diceva fosse un antico rompicapo riguardante dei vasi. Stamattina ero particolarmente in forze e ho allungato la mia passeggiata mattutina, imbattendomi così nella statua. Sì. Un rompicapo arcaico. Affascinante. Sapevo che avrei solleticato la tua curiosità. E aspetta che ti riveli le indiscrezioni che circondano questo preciso rompicapo. Mio marito Greville era convinto che risolvere il rompicapo avrebbe rivelato una qualche sfida magica. Vedeva misteri ovunque e stava per dedicarsi lui stesso alla risoluzione quando... Forse potresti dare un'occhiata anche tu? Mi piacerebbe sapere se ci sono dettagli che noti. Dove posso trovare la statua? Non è lontana da Irondale, scendendo verso la riva in prossimità di alcune antiche rovine. Se la vedrò, darò un'occhiata. Ah, la gioventù! Spero davvero che riuscirai a risolvere il rompicapo. Se non per me, almeno per Greville. Ah, la gioventù. Manovre evasive. Aspetta, qui non c'è una tipo. Devo investigare sulla statua che ha citato Madame Twiddle. Aspetta. Attiviamo non questo. Ok. Vabbè, lì c'è una prova di Merlino e ve la farò quando avrò voglia. Qui c'è un mercante. Ah, vediamo se per caso. Salve, piacere di conoscerla. Ah, salve. Sono Patrick Haggerty e questo è il mio negozio. Come posso aiutarti? Posso farle alcune domande sul suo negozio? Certamente, non c'è problema. Che vuoi sapere? Ma veramente, in questo momento... che se però sbloccano missioni, non lo so, vediamo. So che c'è una miniera dei Goblin qui vicino, l'ha mai vista? Ci sono passato vicino, ma non sono mai entrato. Dentro potrebbero esserci prodotti di pregio, ma il rischio è troppo grande. È meglio non immischiarsi coi seguaci di Ranrock. Da quant'è che vive nel borgo di Irondale? Da quando sono nato. Io e mia sorella siamo cresciuti qui. Io sono rimasto, lei aveva altri piani. Che tipo di prodotti ha in vendita? Vendo ogni tipo di prodotto animale. È una cosa che mi ha sempre interessato e che vende bene. Così ho pensato di farne una professione. Che cosa c'è in vendita? Vediamo se posso ricavare qualcosa. Ah, questo vende, ok. Costano anche abbastanza, direi. Ma io voglio vendere, ecco, cose che magari non ho in più e non uso. È stata una fortuna per me che tu sia passata oggi. Ok. Sì, vendi tutto quello che è peggiore, lo vendiamo. Tanto troveremo sempre qualcosa di meglio, sempre. Ok. Ok. E intanto, insomma, stiamo... Mi fa piacere che tu sia riuscita a passare. Stiamo racimolando un bel gruzzoletto. Ah, io però devo andare... No? Ok. Là. È una passeggiata lunga ha fatto la signora, fino lì. Sembra proprio la statua menzionata da Madame Twiddle.
Ok. Ribello! Perché mai ci sono così tanti vasi qui intorno? Sono da rompere. Devo cercare di trovare tutti i vasi. Tutti i vasi. Ribello! Ce ne sono parecchi, più. Ok. No, lì niente. Là. Là. Rebellio. Ok. Penso che manchino solo pochissimi vasi. Ancora due. Uno. Ho quasi finito. Solo un altro vaso. Rebellio. Ah, eccolo là. Adesso. Ecco fatto. Devo raccontare a Madame Tweedle cos'è accaduto. Ma tutto qui. Arena di combattimento. Vedere. Oh. Ah. Ok. Ah, così? Un troll così? No. Vicino sono. No, madonna, aspetta. Confringo. Un minutino. Ondata 2. Un po' di nemici. C'è un po' troppa gente, eh? E dai. No, premuto. Quello era quasi morto, vabbè. Sì, ma porca vacca. Oh. Cioè, erano più pericolosi questi che il troll. Intrusione. No, devo schivare. A posto. Ricomincia sfida. Ah, ma non. Cioè, dobbiamo completarla per forza. Ricomincia sfida. Dobbiamo ribattere quindi il troll. Ah, mi ha ridato, mi sa, le cure. Vabbè, vediamo se ci riusciamo. Se non lasciamo perdere. Magari dà qualche ricompensa. Uno. Due. Tre. Confringo. Difendo. Medioso. Protego. Stupidissimo. Confringo.
Andata meglio a sto giro. Questo problema almeno di cui occuparsi. Sto giro è andata meglio. Adesso ci sono i lupi che non vanno bene. No. Ok. Però si attaccano due. Si attaccano due volte. Vedi. Cioè mi prendono lo stesso. Madonna. Ma mi sono curato appena in tempo. Confringo. Protego. Ok. Poi ci sono i ragni. Quanta fretta! Confringo. No. No. Mi ha inseguito. Quello è nuovo. Non l'ho mai visto. Aspetta. No. Aspetta. Giovane amico, ne uscirai viva. Ma porca. Ma no, non mirare. Non mirare quello in alto. Ok, dai, uno. Hop. Hop, hop. Ciao. Inizia. Ok. Bevuto, bevuto, bevuto. Ma Madonna, sto ragno. E oh, via un attimo. Gli fa granché. Ah, facciamo così. Ok, questo è eliminato. E dai. Oh, tutto mi ha fatto consumare. Oh. È bello resistente. Dai, che c'è solo lui. Non si, non mi ne smosso minimamente. Dai. Con i lupi. Questo è di livello 24. I ragni pure. Che bordello. Aspetta. No, mi sa che qua ci lasciamo le penne. Aiuto. Vabbè, non posso guardare per tutto, però, cavolo. Ok. Ma basta, no, no. Ancora una cura, poi basta. Confringo.
Ok. No. Non sapevo. Ah no, sono ancora vivo. Sono ancora vivo. Ok. Allora. Ancora vivo. Dai, schiva di più. Madonna. Le volte non... Ok, cavolo. È diventato più resistente, non lo so. No, l'ho presa al volo stavolta. Ok. Madonna. No, è andata a fine, ma non sopravviviamo qua. Sì, ciao. Due. Quanta fretta di pensare del figlio. Confrigo. No, qua. Ecco. E vabbè, no, niente, torna. Troppo, due mizzega. Vabbè, sono quelle classiche arene, sì, ho capito. Lascia sta. Ma siamo rimasti a livello 3 o come avessimo ricaricato la partita? Cioè, livello 23, scusate. Sì, no, ok, come avessimo ricaricato la partita. Infatti ho 10 cure. No, va bene così. Lasciamo stare, non ho voglia di stare qua a smadonnare. Basta già. Con God of War, grazie. Harry Potter è un gioco abbastanza tranquillo e vorrei rimanesse tale. Sembra piuttosto buio lì dentro. Non che questo mi abbia mai fermato. Ok. Signora, abbiamo sbloccato un'arena. Se vuole andare lei a cimentarsi. Signora Tweedle, suo marito aveva ragione. La statua era parte di un rompicapo. Ah, sì? Che emozione! Sì, ho dovuto distruggere alcuni grossi vasi e questo ha attivato un incantesimo sulla statua. Meraviglioso! Oh, quanto mi manca avere al mio fianco una persona intelligente e assetata di conoscenza. Bene, la mia curiosità è stata soddisfatta. Ti ringrazio molto. Chissà in cosa mi imbatterò nella prossima passeggiata. Ah, signora, stia a casa. Mio marito sarebbe felice di sapere che aveva ragione su quella statua. Signora, stia a casa, si faccia il suo tè, che va bene così. Allora, ok, attiviamo la missione principale. Andiamoci subito di volata, letteralmente. Fin dove posso spingermi? Ah, ecco, no, ok. Sì, ok. C'è una barriera invisibile qua. Provo a circunnavigare sta montagna, immagino. Aspetta, barriera. Ah, barriera anche qua. Ok.
Ogni tanto parte, boh, la musica così, a rando, non so. Non mi sembra c'entri molto, però. Sarà buggato. Ok, ci siamo. Qua c'è la metropolvere, eccola. Opla. Ora puoi viaggiare da e per Feldcroft in un istante. Si vedi la cara Andy? Sì, vabbè, ciao. Ok. Aspetta. Eccolo, magicamente. Magicamente apparso. Ti stai godendo il panorama? Tengo d'occhio i dintorni. Feldcroft non è più quella di una volta. Nessuno si sente più al sicuro qui da quando i seguaci di Ranrock frequentano quel castello laggiù, il castello di Rookwood. Mio zio Solomon era un Auror e si rifiuta di indagare, perfino dopo che Anne è stata maledetta da uno di loro. E con una bacchetta, temo. Ho sentito un goblin chiamare la stirpe magica porta bacchetta. I goblin non possono usarle? Esatto. Ecco perché sono alla ricerca di risposte. Se voglio poterla curare, devo prima capire cosa le è successo. Anne è sempre stata la più ribelle dei tre. Ti lascio immaginare, visto come siamo in Faustus ed io. Spero che una visita a sorpresa da parte mia e di una nuova amica di Hogwarts possa risvegliare Len di un tempo. Forza, andiamo a casa di mio zio. Prego, faccia strada. Feldcroft era molto più vivace un tempo, ma con Ranrock e i suoi nei paraggi se ne stanno tutti chiusi in casa. Ah, eccoci. Qui? Mm. Mia sorella dovrebbe essere dentro. Sebastian, ma da dove? Ma non dirmi che... Ne abbiamo già parlato. Ehi! Nulla può sciogliere la maledizione. Neanche questo. Prima accetti la realtà e meglio è. Ma non abbiamo tentato tutto! Non c'è nessuna cura! Quand'è che lo accetterai? Mai! Io non lo accetterò mai! Guarda cosa hai fatto! Ben, scusa! Vattene! Ma che tipo di maledizione? Mi hai dato solo un fiorellino, non so. Mi spiace tu abbia dovuto assistere. Vorrei stare un attimo da solo, se posso. Povero Sebastian, la visita non è andata come sperava. Parla con Anne e Solomon, anche sono fuori. Quel ragazzo sta abusando della mia pazienza. Chiedo scusa, signor Sallow. Ah, sì, l'amica di Sebastian. Mi scuso per mio nipote, non sa quando è il caso di fermarsi. Crede di poter aiutare Anne. Ma non si può fare nulla per lei. Siamo sicuri, non so. Forse nessuno ha ancora scoperto la cura. Ah, parli come Sebastian. Credi di saperne di più dei guaritori del San Mungo. Forse i guaritori non sanno tutto, signore. Sebastian ha un solo pensiero: trovare una cura per sua sorella. E se esiste, ho la certezza che la troverà. La tua speranza è mal riposta. Anne è stata maledetta da una magia oscura e difficilmente i goblin motiveranno le loro azioni. Darle false speranze è crudele. Ormai l'unica cosa da fare è tenerla a suo agio e stare alla larga dai seguaci. Ma la speranza, sì. Con tutto il dovuto rispetto, la speranza può tenere su di morale Anne. Hai buone intenzioni, ma so cos'è meglio per Anne e per Sebastian. Hanno preso da quel testardo di mio fratello. Soprattutto Sebastian. Se davvero vuoi aiutarlo, assicurati che Sebastian faccia ciò che deve e non ciò che vuole. Non ha idea del male che potrebbe causare se non la smette. Vedi di non dimenticare ciò che ti ho detto. Buona giornata. Sentiamo... Sorel? Mi dispiace per prima. Quelle fitte di dolore sono difficili da sopportare. Ti senti bene, Anne? Non volevo disturbarti. Non mi disturbi, davvero. E sto bene. Il dolore va e viene, alle volte improvvisamente.
Non è colpa di nessuno. Piacere, comunque. Devi essere la studentessa del quinto anno di cui mi ha parlato Sebastian. Esatto. Ho conosciuto Sebastian in un duello, a lezione di difesa contro le arti oscure. Oh, la cara professoressa Hecat, che strega potente. Sa come tenere in riga gli studenti. Perfino mio fratello e me. Hogwarts mi manca, ma non mi dispiacerebbe starmene qui a Feldcroft, se solo non fosse così cupa ora. Tra i goblin al castello e mio zio che litiga con Sebastian ogni volta che è a casa, non è la dimora accogliente che era un tempo. Sebastian ha detto che tuo zio, sebbene sia stato un Auror, non ha voluto perseguire i seguaci di Ranrock. Ammetto che non mi aspettavo di vederlo così arrabbiato. Lo zio Solomon è frustrato per quello che mi è successo e per la testarda ingenuità di Sebastian. Entrambi hanno buone intenzioni, lo so, ma mio zio ha ragione e questa maledizione non è reversibile. Lo sento. Sebastian non può liberarmi dal dolore. Forse tu sarai in grado di farglielo capire. Temo che dipenda solo da Sebastian. Mi sembra molto convinto della sua idea. Posso solo sperare che comprenda al più presto la futilità della sua ricerca. Mi sento un po' stanca, forse dovrei riposare. Grazie per la visita. Cioè, ogni tanto ha dolori di pancia. Dovrei andare a vedere come sta Sebastian. Ah, qua c'è. Cara Anna Urs, non è più la stessa senza di te. Beh, Sharp è insopportabile come sempre, ma a parte quello, spero che tu ti senta meglio, Sebastian. Una mela. Ok. Ah, e qui c'è altro. Sebastian, questo è il mio corredo per pozioni, non il tuo. Non toccare le mie cose, Anne. Ok. Perché non vuole ascoltarmi? È mia sorella. Come stai, Sebastian? Hai visto in prima persona con cosa ho a che fare. Ti prego di scusare mio zio. Sì, beh, così effettivamente è un po' esagerato. Cioè, mi ha dato solo un fiore. Cioè, ammetto che non mi aspettavo che si arrabbiasse tanto. È sempre arrabbiato. Lo è dalla morte dei miei genitori. Dopo l'incidente di Anne è peggiorato. È come se mi addossasse la colpa. Mi chiama sempre il figlio di tuo padre, come se fosse un insulto. Sono io che sto cercando di aiutarla. Lui ci ha rinunciato. Sia Anne che tuo zio sembrano davvero convinti che non ci sia altro da fare per lei. Rifiuto di crederci. Il dolore di Anne non è solo fisico. L'ha completamente trasformata. Mi manca mia sorella. E riuscirò a riaverla indietro. Seguimi. Devo mostrarti dove è successo. I seguaci di Ranrock sono molto più pericolosi di quanto si pensi. Meglio non sottovalutarli. Tutti questi detriti provengono dalle misteriose attività in corso alla tenuta abbandonata. Stanno scavando alla ricerca di qualcosa. Oh, un bufalo. Lassù, su quell'altopiano. È lì che Anne è stata maledetta. Seguimi. Sì, vai però. Vai. Ok. C'è da combattere. Dovremmo scavare tra queste macerie? Ranrock sa cosa fare. È un onore partecipare al piano. Dalle mie parti l'unico mago buono è un mago morto. Intrusione! Allora, aspetta. Ok. No. C'è qualcuno? Sì, quello. Chi è rimasto? Hai
commesso il tuo ultimo errore. Ah, livello 23, sì, ma... Aspetta, sti due... Volato. Non l'ho visto. E dai. No. Quanti sono? Sono là, ok. Oh, stavolta. Pensa, perché viene da vedere il nemico. Porco. No, dov'è? Confesso che è stata più dura di quanto mi aspettassi. Ho cercato di avvertirti. Sì, 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 ma no, spesso purtroppo guardo il nemico e non mi guardo la testa e quindi non... Poi l'hanno fatto giallo, non sempre è ben almeno visibile. Più visibile quello rosso della schivata. Vabbè. Aspetta, guarda. Ok, fammi tutto. Quei seguaci si meritavano una lezione. Sono d'accordo. È qui che è successo. Era piena notte e abbiamo sentito puzza di fumo. Guardando fuori, abbiamo visto le fiamme provenire da qui. Prima che mio zio o io potessimo fermarla, Anne è corsa verso l'incendio per assicurarsi che non vi fossero feriti. Si è ritrovata faccia a faccia con un'orda di goblin che tentavano di spegnere il fuoco. Improvvisamente, una voce gelida è emersa dal fumo. I bambini devono essere visti e non uditi. E subito dopo un'esplosione accecante. Anne non è riuscita neanche ad allontanarsi. Una reazione decisamente violenta di fronte alla comparsa di una bambina. Cosa cercavano di nascondere? È ciò che mi chiedo. Forse oso troppo, ma continuo a pensare che qui possa nascondersi un indizio in grado di condurmi a chi ha lanciato la maledizione su Anne. Potrebbe essere l'unico modo per comprendere quale magia l'affligga e trovare di conseguenza la cura. Forse hai ragione. I seguaci di Ranrock sono dappertutto, ma sembrano effettivamente passare molto tempo qui e probabilmente nascondono qualcosa. E nel castello di Rookwood? Diamo un'occhiata in giro? Si saranno accampati qui per un motivo specifico. Hanno postazioni per tutto. Ispezione la tenuta alla ricerca di indizi. Vediamo. Pare che ovunque stiano spuntando siti di scavo goblin come questi. Mi meraviglia che il ministero non prenda provvedimenti. I seguaci di Ranrock sono sempre armati e pronti a combattere. Qui c'è una statua un po' inquietante, ma anche qui. Ah no, ok, pensavo che era importante, magari non lo è. Sì, tu stai indagando così, guardando lì. Vabbè. A chi apparteneva questa casa? Da che ho memoria è sempre stata disabitata. Si dice che un tempo ci vivesse un professore di Hogwarts, ma parliamo di secoli fa, non so altro. Ma che casa? Forse dovremmo dare un'occhiata da vicino alla casa. Ah, questa forse, un po' distrutta. Revelio. Ormai non è che ne rimane molto. Ma lì c'è qualcosa, vediamo qua. Pozzo. Questo pozzo ha un'aria familiare. Ah sì. Ah, ma sarà mica il villaggio... Sì, eh?
Quello del ricordo, sì. Sebastian, questa casa, il pozzo, il paesaggio, io li ho già visti. Cosa intendi? Quando? Dammi un attimo e ti spiego tutto. Revelio! Sì, nel pensatoio lì. Sebastian, da questa parte. Pensi che sia rimasto danneggiato dalle fiamme la notte in cui Anne è stata maledetta? Forse. Anche se a me sembra più una cosa premeditata. Ciao, a parla con Sebastian. Sebastian, questa casa apparteneva a una professoressa di Hogwarts. Centinaia di anni fa. Chi? Come hai... Quel giorno nel reparto proibito ho trovato un pensatoio. Il ricordo mostrava questa casa. C'era una bambina piccola e la siccità. I custodi mi hanno mostrato anche altri ricordi. La bambina divenne una professoressa a Hogwarts. Si chiamava Isidora Morganach. Era una dei custodi. I custodi di cosa? E hai trovato un pensatoio in biblioteca? Non ti seguo. Capisco sia molto da digerire tutto insieme. Non so neanche se ho capito tutto io. Si fanno chiamare i custodi perché proteggono una specie di conoscenza. Ha tutto a che fare con la camera blindata alla Gringot. Vediamo se ho capito bene. Hai Ranrock e Rookwood alle calcagna per qualcosa che hai trovato alla Gringot, dove ti sei ritrovata dopo aver utilizzato una passaporta. Riesci a vedere tracce di un'antica magia che pensi che Ranrock stia cercando di imbrigliare. E ora vedi dei ricordi lasciati dai custodi. Oh! E questa casa apparteneva a un professore di Hogwarts che, qualche centinaio di anni fa, fu uno dei cosiddetti custodi. Se non ti conoscessi, penserei a una burla da parte tua. Messa così è troppo da assimilare, vero? Il punto è che abbiamo tutti e due una buona ragione per ispezionare questa casa. Tu per cercare le risposte su quel che è successo ad Anne e io per le risposte sui custodi. Guarda qua! Questa roba è stata ammucchiata qui per un motivo. Forse volevano bloccare qualcosa. C'è un solo modo per scoprirlo. Confringo! Una scala. Ah. Perché affannarsi tanto a bloccare una scala? Forse qui dentro c'è qualcosa che merita un'occhiata approfondita. Ho lasciato tutta questa roba in giro così. Forse cercavano qualcosa di più grosso. Ma c'è il tranello del diavolo, aspetta. Annotazione di Isidora, c'era scritto. È la mia seconda settimana nel campo. Arriva nuova gente ogni giorno, i dottori Babbani. Insieme ai nostri guaritori stanno facendo tutto il possibile per loro. Il dolore è palpabile. Anche coloro che sono sopravvissuti alla peste rimarranno per sempre segnati dalla perdita dei propri cari. La febbre può passare, le ferite guariscono e si rimangiano, ma il dolore straziante rimane. Ho visto un uomo che mi ricordava tanto mio padre, disperato per la perdita del figlio. Desideravo così tanto dargli anche solo un briciolo di sollievo dal dolore. Inizio a pensare che gli altri si sbaglino. Ho il potere di aiutare queste povere anime, liberarli dal tormento è tanto arbitrario quanto non farlo. Un'annotazione dal diario di Isidora. Meglio che la conservi. Qui ci abbiamo... Lumos. Sì, magari. Ah, 2 di 7. Sono venuta qui per imparare, ma ora desidero solo aiutare questa gente. Il mio conflitto interiore mi opprime, come se la magia volesse che la usassi a scopo curativo, non fossi io a ostacolarla. Devo forse perdere la speranza? Rimpiangerò per sempre di non averlo fatto di più? Non posso guardare questa gente negli occhi e non fare nulla sapendo di avere il potere di alleviare le loro sofferenze. L'uomo che mi ricordava tanto mio padre ha lasciato il campo quest'oggi. Che male potrebbe esserci ad aiutarlo? Di certo potrei approfondire la mia ricerca. Una fortuita conseguenza dell'utilizzo di questa abilità a fin di bene. Sembra che queste annotazioni di diario riguardino i viaggi di Isidora. Non c'è altro? Sì che c'è altro. Confringo! Ecco. Aspetta. Lumos. Ciao. Non ci crederai, ma vedo il sotterraneo. Come in un sogno ad occhi aperti. Anche a me succede sempre. Ok, aspetta, dobbiamo parlare con lui.
So che suona strano, ma... Sinceramente, ormai nulla di ciò che mi dici mi sembra strano. Hai ragione. Posso vedere il sotterraneo attraverso questo muro di pietra, come fosse una finestra. Mi è già capitato. Ti ascolto. Credo abbia a che fare con la mia capacità di vedere tracce di magia antica. Ma avevi detto che non la capivi davvero e che non sapevi gestirla. È così, e non so ancora bene cosa significhi tutto questo. Quel che so è che questa mia abilità mi permette di viaggiare attraverso le finestre che vedo. Un momento. Possiamo raggiungere il sotterraneo da qui? Infaustus rimarrà senza parole. Sì, ma forse sarebbe meglio non dirlo a nessun altro per il momento. Neanche Infaustus. Ho capito. Allora, antico passaggio magico, invisibile e segreto, arriviamo. Però non ci sono state conseguenze. Viene quasi da trattenere il fiato. Cioè, di quando io ho rivelato Infaustus della camera segreta, non ha detto niente lui. Sotterraneo. Infaustus diceva, gliene vado a dire 4, però. Perché la porta ci ha condotti qui? Sebastian, guarda! Nascondere un trittico qui. Sembra che manchi qualcosa. E tutto manca. Cioè. Diamogli un'occhiata. Cioè. Diagramma con rune. C'era qualcosa di utile nel messaggio. Un simbolo runico. Ho visto i custodi utilizzarne di simili. Stavo pensando una cosa. Un custode ha vissuto in quella casa secoli fa. È raro che la sua banda l'hanno frugata da cima a fondo. Hai detto che i goblin potrebbero avere in mano questa magia antica. Credi che l'abbiano usata per maledire Anne? Non posso averne la certezza, ma non credo. Non ne ho mai vista alcuna traccia intorno a lei. Molto bene. Ma non significa che non sia magia antica. Ignoriamo ancora molto al riguardo. Vero. Forse questo trittico ci darà delle risposte. Allora dovremo scoprire che cosa significa tutto questo. Ora devo parlare con Infaustus. Non temere, non gli dirò nulla. L'ho già detto che, a quanto pare, Salazar Serpeverde aveva uno scriptorium segreto qui a Hogwarts. No, ma vale la pena indagare. Sai dove possa trovarsi di preciso? Non ne ho idea. Infaustus l'ha appena scoperto. Ti farò sapere cosa scopro io. Non pensavo che la nostra visita ad Anne avrebbe scatenato tutto questo. Sono assolutamente confuso. Ma sono felice che tu mi abbia detto tutto. Mi farò vivo. A più tardi. Mi sembra comunque uno affidabile, lui. Ok. Questo che è già... Sì, qua siamo nella stanza, appunto, che ci ha fatto vedere lui. Nuove missioni disponibili, apro il registro missioni, vediamo. Incontriamoci vicino alle rovine del castello di Falbarton, dopo il tramonto. Non dirlo a nessuno. Qualcun altro? Vediamo, missioni. Un attimo, mi sta aspettando nei pezzi del castello in rovina. Wingardium Leviosa richiesto, lezione di astronomia. Frequenta la lezione di astronomia, mi sa che faremo prima questo. Aspetta. Equipaggiamento, si è peggio. No, aspetta che c'era altro. Questo è peggio. E questo è peggio. Qui impugnatura di bacchette. Questo, ma non mi sembra. No, meglio questa. E poi talenti. Qua
qua questo non ce l'abbiamo. Siamo a livello 23, quindi in teoria sconfiggerli come hai detto ripristina una parte della tua salute. Ah, questo è interessante. Stupefici non infligge danni diretti all'impatto. Il protego perfetto innesca una potente esplosione che infrange gli scudi nemici. Però spesso non lo vedo io il protego perfetto, no, ho già visto. Facciamo magari che questo infligge danni, dai, che lo fa, comunque mi capita di farlo. Sì, dai. Ok. Stupefici infligge danni adesso, vabbè. Ok.